Allora, era da un po' di tempo che volevo fare questo video dove spiego un po' come avvengono tutta la storia dietro questi viaggi, no, che faccio a piedi. Questi viaggi sono, come scrivo nella playlist, delle brevi tentativi di fuga da Roma. Sono proprio tentativi di fuga. La speranza è di trovare gente non schizzata di testa in posti, in bei posti, così in montagna, dove poter passare la mia vita. Il resto della mia vita lontano dagli zombie, dai morti, diciamo, Nicoletto, allora? Ciao! Ciao, Nicoletto! però sono sempre dei tentativi che faccio che falliti. Bello? Tutti noi abbiamo delle droghe, no? La mia droga in questo momento, cioè quello che sta pagando il prezzo in questo momento, io ho deciso di violentare i miei piedi, per esempio. Qualcuno decide, per esempio, di violentare i polmoni, qualcuno decide di violentare il fegato, qualcuno decide di violentare persone, per esempio, proprio per il fatto che ci troviamo in questa gabbia. Io ho deciso di violentare me stesso, e in particolare le ginocchia, per esempio. Ci sono due stazioni di treno a Roma. Termini a Tiburtina, io parto da Tiburtina perché è più vicino a me, io sto qua. Uso molto anche la mappa, quella del satellitare di Google, che ti fa vedere proprio con foto dal satellite. Questa volta ho scelto di andare a Casperia, diciamo questo grigio fino a Poggio Mirteto è il treno, e questo blu qua è il Cotral, è tutto il pezzo che ho fatto a piedi. Vabbè, facciamoci un break al rifugio Cognolo. Welcome. La felicità è reale solo quando è condivisa. Hai capito? A chi lo dici, però? Happiness is real when shared. La casa della felicità. Mizzica. Picnic sull'albero. Relax sull'erba. Campeggio sotto le stelle. Ma attenzione. Il solito octogon. Tutti coloro che piace vedere la mia faccia, adesso vi irrito un pochetto. Parlando di politica. Allora, mentre salivo, no? L'autoradio è accesa, no? Due notizie. La prima, pecora. Tu stai causando il cambiamento climatico. Tu, la pecora. Non magari quei stronzi che hanno in mano la radio, magari che hanno i miliardi, hanno le ville, hanno gli yacht, che non si sa, hanno le Ferrari e tutto. È la tua plastica però il problema, pecora! Pecora, devi morire! Neanche la plastica devi usare, pecora! La pecora, sentendo questa roba così, perché c'è anche l'esperto, quello lo spiega, no? E certamente dobbiamo per forza fare qualcosa, perché non si può andare avanti così. Mentre lui magari c'ha il Ferrari, no? Era il miliardario e tutto, c'è i peggio sprechi e tutto, no? Giorno dopo giorno, con queste minchiate, così la pecora poi sarà pronta, pronta quando loro diranno: ragazzi, siccome il pianeta sta per, non ce la fa più, stai inquinando troppo pecore, perché loro ti lasciano, non ti mettono multe, e quindi la gente è più che, invece di buttare gli appositi, che fa? Lo butta lì dove sta, butta, inquina, no? Così poi loro hanno la scusa, perché loro potrebbero fermare quelli che inquinano, no? Mettono una multa e fine. Metti una bella multa a qualcuno, oppure gli dici 30 anni di carcere se butti il frigorifero qua in mezzo alla natura. E vediamo un po' se lo fai. Invece no, questa cosa serve perché gli serve per poi arrivare con la soluzione, no? Problema, reazione. Oh, ma siamo pieni di rifiuti, di sporcizie. Soluzione. Io ho la soluzione per te, pecora. Basta che non ti muovi, ti voglio morta, pecora! Pecora, non devi consumare niente, pecora! Morta ti voglio! Solo al lavoro, solo a timbrà, pecora! Non devi consumare, devi divertirti, non devi fare niente, pecora! È bello fare questi monologhi quando si è così a 1000 metri, perché puoi fare così, puoi urlare tranquillamente. Allora ragazzi, io avevo un canale YouTube che guardavo spesso, no? Che era questo qua di Dino Tinelli. Però capendo come funziona il sistema, nel senso che molti così ribelli su internet sono in realtà delle trappole, perché anche se il loro canale è pieno con roba così ribelle, tra virgolette, e sulle cose che veramente contano, poi ti ci buttano dentro il veleno, no? Praticamente questi hanno bloccato una strada. Cioè, ribelle, tu blocchi la strada. Ma stai scherzando? A Londra? E metti le tende così e dormi là? Però
Per questo scappo ogni volta che posso da questo manicomio. Lui sta proteggendo la terra, eh? Sta inquinando di veleno la terra. Guarda, guarda che sozzoni, guarda, gli artisti questi, guarda che malati demente. Quando vedete delle folle così, noi siamo circondati di zombie, ragazzi. Sono pochi quelli che veramente hanno il cervello e fanno veramente ricerca. La massa va sempre nella trappola perché sono dead morti. Uguale gilet giallo in Francia, la stessa cosa. Morti. Quando si muovono masse è perché l'ha voluta l'elite. Loro sanno come farti muovere così, con una cosa che sembra buona, no? E lo stesso qua, queste sono pecore, hanno paura pure di pensare diversamente dall'altro. Infatti c'è l'esempio là di quegli esperimenti, no? Dove fanno vedere quattro pecore, no? Una di queste pecore non sa che è tutto un gioco. Praticamente fanno vedere una linea a quattro pecore e dicono: qual è la linea più lunga a pecora? Questa, questa, questa. Tutte le altre tre che non si erano messe d'accordo dicono che la linea più corta è quella più lunga, tipo, no? C'è il contrario. E la pecora, per allinearsi alle altre pecore, che fa? Dice lo stesso la cosa sbagliata, anche se si capiva dal video. C'è questo che si sta mangiando il legno qua. Buono, eh? Beati loro che possono mangiare pure il legno. A noi ci tocca da ora. Niente male come hanno fatto il lavandino. Bello, bello. Questi segni qua non è che mi piacciono molto, per l'aristocrazia. Però va bene lo stesso. Va bene per appoggiare qualcosa. Qui c'è Ciccio sempre che mi guarda. Adesso prendiamo l'acqua, ragazzi, di fonte. Ragazzi, sempre. Ora, una cosa che faccio sempre quando vado così in montagna, infatti vi consiglio un sito che si chiama, un canale YouTube che si chiama Stop the Crime, fermare il crimine, no? Dove parlano di tante cose, e una di queste cose che ho imparato, che non sapevo, è che c'è differenza tra l'acqua dell'acquedotto, diciamo, che il sistema dà alle pecore, e l'acqua che sorge spontanea della montagna, no? Ci sono dei contenitori, no? Che tu ci metti l'acqua e lui te la distilla, no? E poi lascia tutto il residuo delle schifezze che ha l'acqua del rubinetto, no? Vi posso garantire che quello che esce fuori da, per esempio, da un 4 litri, 5 litri di acqua è qualcosa di abominevole, proprio le schifezze che lascia l'acqua. Allora, stavo vedendo, qui sto a 1049 metri e mi segna fonte Cognolo. E ho provato l'acqua adesso, ha un sapore particolare, molto forte, diciamo. Cioè, ha un sapore particolare. E quindi è molto probabile che la fonte vera e propria è questa. E quella che ho preso laggiù, dove c'erano le mucche, è stata portata con tubazione, quindi sicuramente è molto meglio questa, però adesso non mi va di svuotare un'altra volta la bottiglia, di riempirla. Poi, seconda notizia importantissima del giorno, subito dopo questa, ci colleghiamo con l'esperto che ha scritto un libro sull'Europa. Pecora, dobbiamo stare in Europa, perché l'esperto poi ha detto: allora, c'è questo problema nel nostro paese, anche in Inghilterra, che siamo fra gli unici paesi che siamo un po' euroscettici. Ma perché sei un euroscettico? Ci sono questi partiti qui da noi, populisti. Cioè, questi partiti, invece di essere elitisti, sono per il popolo, sono populisti, e quindi non va bene, sono estremisti, sono terroristi. Populista, terrorista, devi essere elitista, e come l'Europa dell'elite, ok? Non devi essere scettico sull'Europa, non devi essere un euroscettico. The Mark of the Beast. E anche il GPS, così il padrone sa dove si trova, no? Hello, my name is 9015. Senza stato si sta bene. Come se dicevamo a dei bambini, a delle pecore, senza il pastore state bene. Capito? Chi sarà il prossimo pastore delle pecore una volta che non c'è più lo Stato? Cioè i lupi? Sarete voi i nuovi lupi a comandare queste pecore che hanno bisogno di essere comandate sempre? Se scelgono sempre la strada più semplice?
non vogliono sforzi? La pecora per sua natura crea per forza il pastore. Quindi senza stato sì, ma se fossimo adulti. Quando facciamo quest'ultima serie di interviste con Amerigo, mi ricordo in particolare una signora che praticamente diceva che noi non dobbiamo impedire alle persone di diventare ricche. Allora il pubblico che cosa deve garantire? Non che la gente non diventi ricchissima. La corruzione nasce proprio quando c'è una persona che ha tanti soldi, no? E vuole corrompere le altre che ne hanno di meno, no? Faccio un esempio. Facciamo una gara a chi pesca più pesci, no? E a una persona gli diamo 100 pesciolini, no? Da mettere sull'amo. Quindi c'ha un sacchiello pieno di pesciolini, no? Da usare, o vermetti, quello che usano, no? E a tutti gli altri gli danno un vermetto soltanto. Per esempio, quando uno passa col semaforo rosso, no? Prende la multa. Noi allo stesso modo dovremmo fare con le persone, diciamo, che cominciano ad avere un po' più delle altre, no? Noi sappiamo che con i soldi una persona può anche influire molto più di una persona che non ha i soldi su come verrà strutturata la società. Avrei dovuto beccare l'ultimo Cotral che partiva da Casperia, però non passava. Quindi questo ragazzo gentilissimo, erano due ragazzi così che stavano scendendo, due burini che da Casperia stavano andando a Cantalupo, e sti due burini però mi hanno dato uno strappo e mi ha detto: guarda, lo sai che c'è? Che lui ha allungato moltissimo, che lui arrivava fino a qua, però ha allungato fino a qua e mi ha portato al treno e mi ha salvato. Al prossimo cammino, ragazzi, ciao.